Libera Virtus vittoria alla Cardio Palma. Nella settima giornata del campionato di B2 femminile, le ragazze allenate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia hanno vinto al termine di una vera e propria battaglia contro Baronissi Salerno per 3-1. Match in cui le virtusine hanno fatto vedere il meglio del loro repertorio, almeno per le prime due frazioni, vinti con autorità 25-20, 25-16, con il massimo vantaggio 13-8. Nel terzo, più equilibrio da entrambi gli schieramenti. Salerno sale in cattedra con la D'Arco, che con un paio di schiacciate ed anche un blackout fortunato sulle 22 pari riapre la partita 25-23. Quarto set da fantascienza pura, con le padrone di casa che sembrano spacciate, ma incredibilmente arriva la resurrezione in una parte finale davvero infuocata, e falliscono tre palle match prima di chiudere con il punto vincente della Tralli, che fa esplodere di gioia il pala di Dio, trepidante per l'esito del verdetto. Adesso due settimane di riposo, si fa per dire, gli allenamenti proseguiranno in attesa di ritornare in casa il 13 dicembre contro il Montescaglioso, avversario molto duro e da non sottovalutare. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport Nando Di Leo, Cerignola, Foggia.